capire invece, perché gli eventi poi vanno avanti, insomma, noi non abbiamo parlato più che altro di quella partita, insomma, non, la trasmissione l'abbiamo fatta prima dell'Everkusen, comunque sarà una partita in cui lì abbiamo fatto giocare tutte le riserve tranne Leo, che doveva prendere il ritmo, come avevamo detto martedì in trasmissione, e quindi poi alla fine e il risultato è stato 1-1, un grande Ter Stegen, poi e abbiamo permesso alla Roma e ai romanisti di andare all'ottavo di finale, chissà, magari ci fanno il favore di fare male al Real Madrid e di fargli passare una brutta stagione. Ma detto questo, mi dite invece una vostra sensazione intanto sul viaggio. Mi sembra tutti dalle foto che si mandano sono arrivate, tutti belli concentrati, contenti di andare lì. Messi che fa, abbiamo visto sui social Messi che fa degli allenamenti, cose incredibili. Oggi Giuseppe ci dicevi che probabilmente era all'Arsenal o al Benfica, poi abbiamo preso l'Arsenal. Siete soddisfatti? Pensavate che poteva andare meglio, poteva andare peggio? Cominciamo da Giuseppe. Allora Max, ti dico subito in merito proprio a ciò che dicevi poco fa dei ragazzi che sono arrivati in Giappone, delle varie foto. Infatti ho visto molte delle foto che hanno postato infatti sui social, specie su Twitter, di questo arrivo, accolti da tantissimi fan, ovviamente perché il Barcellona è amatissimo, comunque il club più amato al mondo, e sono stati centinaia e centinaia di tifosi. Poi Arda Turan che si è divertito a scattare una foto in aereo con Dani Alves, Neymar e Busi, e poi abbiamo visto anche Rakitic, Jordi Alba, insomma il gruppo è sempre unito. Comunque pare che il pareggio sia stato già dimenticato e la testa adesso a questo trofeo, e mi fa molto piacere perché così deve essere, ora una competizione per volta. E che detto invece del sorteggio? Il sorteggio, diciamo, io avevo pronosticato un po', mi sarebbe piaciuto il Benfica, anche perché diciamo era una squadra tra le squadre più, ora faccio un punto, non per noi che siamo la squadra più forte, non dobbiamo avere paura di nessuno, però ovviamente io magari l'aiutino fortunoso l'avrei voluto, magari la Benfica, una squadra magari un po' pregiata, non molto forte, l'avrei preferita, oppure come il PSV, dove non ricordo chi disse che si sarebbero mangiati l'MSN, cioè, sì, il PSV, sì. Che ce li mangiamo, lo sai, poi ti viene voglia di trovare queste squadre, però vabbè, insomma. Sono contento dell'Arsenal per il semplice fatto che l'Arsenal a me piace molto come gioca a calcio, ha un gioco molto veloce, molto tecnico, e anche se purtroppo Wenger sono anni che non dice nulla nelle FA Cup recente di questi anni, però sinceramente l'Arsenal è una bella squadra. Potrebbe anche risultare una bella partita, proprio un gioco frizzante, come piace a noi comunque vedere queste partite dinamiche, questi cambi di gioco veloci, e penso che con l'Arsenal questo possa uscire. Poi una squadra comunque, una squadra temibile, specie casa, l'Arsenal è una squadra temibile, insomma non la sottovaluto assolutamente. Uscirà spero una bella partita, perché poi a me piace vedere un po' queste sfide così tra grandi squadre, club storici, quindi mi ha fatto piacere beccare l'Arsenal. E poi sinceramente magari poi uno pensa anche meglio togliersele adesso un po' queste rogne Arsenal o qualche altro club, in maniera tale che poi dopo vai a vedere, puoi capitare con qualche altra squadra magari che ti agevola il cammino. Però ripeto, comunque poteva andarci meglio, se vogliamo, tra virgolette, se beccavamo qualche squadra un po' meno forte sulla carta, però sono soddisfatto dell'Arsenal. E ripeto, e torniamo sempre allo stesso punto dell'inizio del nostro discorso, come dicevi tu, giustamente, squadre, il pallone è rotondo, non c'è niente di semplice nel campo, quindi alla fine poteva risultare più difficile alla fine pure un PSV Eindhoven piuttosto che l'Arsenal di Wenger. Quindi sono contento, spero che possiamo condurre un bel match e portarci a casa
anche il passaggio verso i quarti. Francesco, prima che ti lascio la parola, intanto sì, rinnoviamo i saluti e il nostro grosso abbraccio a Valeria, perché Valeria ci scrive: grazie del saluto, amici Culers, vi mando un super abbraccio, aspettando l'ultimo grande sogno di questa indimenticabile 2015. Visto che noi Blaugrana siamo una grande famiglia, vi giro i saluti che ho ricevuto direttamente dal Giappone dal nostro turbo laterale. È super carico. Beh, ci hai fatto felici, cara Valeria, perché possiamo dirlo qui in diretta, e poi, insomma, è super carico, quindi saranno super carichi anche gli altri. Vai, Fra. Beh, allora, in merito al sorteggio di Champions League, meglio o peggio? Dire, penso che peggio debba dirlo chi pesca il Barcellona. Bravo. Diciamo che anche io avevo un po', diciamo, indicato l'Arsenal come possibile avversaria nostra, insieme alla Juve, devo dire la verità. Sì. O loro o la Juve, mi sarei aspettato. Diciamo che assisteremo, credo, ad una partita spettacolare contro una squadra che penso ci concederà parecchi spazi. Perché? Perché io credo che l'Arsenal, a parere mio, visti anche gli scontri passati contro di loro, dalla finale che vincemmo con la doppietta di Belletti alle tante sfide dove Messi siglò quell'Eurogol, al 2-2 all'Emirates dove fu protagonista Ibra, diciamo che l'Arsenal è forse la squadra meno inglese della Premier. Che cosa significa? Che gioca un calcio non proprio molto fisico, però abbastanza veloce e tecnico. Quindi penso che assisteremo ad un bello, tra virgolette, scambio di colpi. Però ovviamente noi partiamo favoriti. Sarebbe delittuoso dire l'Arsenal temibile, oppure farci incantare dal fatto che abbia battuto in casa il Bayern. Favoriti siamo noi. Favoriti siamo noi. Beh, io, insomma, lo sapete quello che penso su questa partita. Intanto siamo arrivati in Giappone con, mi sembra, anche abbastanza bene, tutto quanto a puntino. Addirittura il club oggi ha scritto sul sito proprio come una serie di segreti per fermare il jet lag, e che stanno usando i calciatori e tutto quanto lo staff che è andato in Giappone. Quindi mi sembra, appunto, che la stiano preparando bene. Per quanto riguarda il sorteggio, c'era poco da fare. Nel momento in cui esce Ghent Wolfsburg, ci dobbiamo aspettare di tutto, ma nel senso che poteva capitarci peggio, perché secondo me il Paris Saint Germain era molto peggio, la Juventus secondo me era molto peggio oggettivamente, e comunque l'Arsenal è una squadra che, sì, è vero, ha dei grandi talenti, però è anche vero che è una squadra che ti lascia giocare. Non vedremo l'Arsenal posizionarsi ad aspettare noi e a ripartire in contropiede. Certo. Ecco, è una partita che si la gioca a viso aperto. Insomma, poi io almeno sono abbastanza felice, spero di andare a trovare mia sorella a Londra e quindi a vedermi anche l'andata nonché il ritorno, perché oggi ho preso già il biglietto al Gol Sur insieme ad Andrea Fabiani, che salutiamo, invece starà al Gol Nord. Invece Antonio Galletti ci scrive: sorteggio non gli piace molto, hanno buoni calciatori come Walcott, Ramsey, Ozil, Giroud e l'ex Sanchez, non sarà una passeggiata la nostra. Ci abbiamo Wenger, che per Antonio non capisce molto di football. Va bene. Allora, ragazzi, io ti andrei nella pausa, perché poi cominciamo i nostri primi collegamenti telefonici. Ovviamente nella pausa ci andiamo ad ascoltare i gol tratti sempre da Raccù della partita con il Deportivo La Corugna. Subito dopo, insomma, poi andremo. Vediamo un attimo se c'è chi, ho scaricato cose abbastanza interessanti, ecco, ce l'andiamo a sentire
non tanto Luis Enrique, ma è molto interessante sentire Camara, Samper e Captum dopo la, la partita con il Bayer Leverkusen, perché insomma erano Samper ha fatto tutta la partita e Camara era all'esordio, era molto felice, e anche, anche Captum, insomma, erano tutte, tutti quanti molto felici. Andiamo nella pausa e rientriamo subito dopo. S'asciuga Messi amb la màniga, va cap a la pilota, el millor del món, el xut, gol! Falta magistralment amb el peu esquerre, la rusqueta que supera la tanca, supera el porter i gol! Gol del Barça! Gol molt, 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 molt important, molt valuós del petitó de falta directa. 38, gairebé 39 de la primera part, Barça 1, Depor 0. El celebra Messi fent l'avió, després anava amb el puny extès, el anava movent, 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 fins que finalment ha donat un cop de puny a l'aire, content i més que satisfet. Se'l veia Leo Messi després d'haver marcat... La primera part, per mi, és claríssima. Sí, diria que el Barça està jugant pitjor, no, en aquesta segona part. Compte Rakitic, el xut, gol! Gol! Gol, 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 d'Ivan, Ivan, 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 Ivan Rakitic. Jugada aparentment normal i corrent, que no tenia cap tipus de perill a priori, rep una pilota a la zona de tres quarts, Rakitic, se la prepara ben preparada, Gardel amb la dreta ajustada, també a la dreta de Lux, i gol del Barça, gol de Rakitic, calma, tranquil·litat, al Camp Nou, Barça 2, Depor 0. Apreta el puny Ivan Rakitic per celebrar aquest gol. Tots els companys que han anat ràpidament a envoltar el croat i abraçar-lo, i molt significatiu també el gest de Luis Enrique, que es bufegava segurament a Prat. Serà una d'aquelles jugades que dura cua. Compte la passada per Lucas, que no estan fora de joc, ara sí gol. Passada vertical per Lucas a l'interior de l'àrea, la rematada amb l'esquerra, molt bona. Gol del Deportivo La Coruña, gol de Lucas, compta 31, gairebé 32 de la segona, Barça 2, Depor 1. Lucas, que ho dedicava al sector d'aficionats del Deportivo, que hi ha la tercera graderia, i que ràpidament situava ja la pilota al centre del camp perquè encara tenen opcions. Reacciona al Camp Nou, Luis Enrique s'anava cap a la banqueta dient i repetint que no, que no, que no, ha sortit com una esperitat després, cridant i animant els seus jugadors i també picant de mans, mirant d'aixecar els ànims de cara a aquests últims minuts de partit. La tarda del Barça no és brillant, la tarda dels centrals del Barça és molt menys que poc brillant. 5 minuts i l'afegit. Perquè això s'acabi, el Barça guanya 2-1. La passada de Busquets enrere és horrorosa. Es queda la pilota, Lucas, compta. Lucas amb Bergantiños, el xut, gol. Gol del Depor. Gol de Bergantiños. Passada horrorosa cap enrere de Sergio Busquets, que regala la possessió al Depor. Rep Bergantiños a l'interior de l'àrea i la rematada creuada, gol, 40 i mig a la segona part, empat al Depor, empat a Bergantiños, Barça 2, Depor 2. La història era, de l'any passat, increïble. Era tan conscient Sergio Busquets que corria enrere, ara mateix es tapa encara la cara amb la samarreta, s'ha quedat de genolls a sobre del damunt de la gespa. No volia ni aixecar el cap Sergio Busquets, conscient que l'error havia propiciat aquesta jugada del Deportivo. També s'ha quedat estirat al terra Mascherano, que no s'acabava de creure aquest segon gol. Tothom glaçat, només festa evidentment pels seguidors del Deportivo, i encara Sergio Busquets, que va mirant
al cel, no sap on col·locar-se, voldria que se l'empassés segurament la terra després d'aquest error que ha acabat provocant el 2-2 al Camp Nou, que mira d'ajudar l'equip en aquests últims minuts. Bueno, amb la sensació de que potser no hem fet el millor